15 febbraio 2024 e in questa splendida giornata assolata davanti a Padre, Madre Sole e alla Via Dorata sovvengono sempre riflessioni e pensieri, oltre alle mie preghiere rivolte a Dio Padre e Dio Madre. Davanti a questa meraviglia, innanzitutto, è doveroso prima di tutto ringraziare. Ringraziare per tanta bellezza, ringraziare per questa luce dorata sul mare, ringraziare perché il sole la dispensa. E devo dire che l'attività solare in questi giorni si sta facendo particolarmente sentire. Molto probabilmente vi sentirete particolarmente stanchi, con sonno agitato, ad intermittenza, sogni lucidi molto vividi e anche archetipi e simboli molto particolari, ma è di questo che voglio parlarvi questa sera, poiché ho vissuto un'esperienza molto intensa recentemente. Questo mese di febbraio ha risvegliato l'energia del drago. Sappiamo che siamo entrati archetipamente e nell'oroscopo cinese nell'anno del drago, ma questo ha più significati e più risvolti. Forse perché la grande egregora si è spostata sull'energia del drago, vi è stato il risveglio dei draghi. Voi potreste dire, ma adesso Lucia ci parli dei draghi, che cosa stai dicendo? Tra un po' parlerai di sirene e unicorni? Beh, l'ho sempre fatto, perché il mondo magico o astratto, come lo definiscono coloro che ancora non vogliono vedere, in realtà è sempre esistito. Ma a noi si è celato per la nostra presunzione e il nostro allontanamento dai mondi sottili, così che elfi, fate, ondine, ossia le sirene, silfidi, salamandre del sole, gli elementali della natura, gli gnomi, a noi si sono nascosti, così come gli unicorni e la loro magia, e tutti gli animali fantastici a noi si sono nascosti, rimanendo nei mondi fatati o nei regni della terra interna o oltre il velo, perché noi non ne siamo stati più degni. E lo stesso vale per i draghi, custodi dei misteri, di regni misteriosi e di principesse, regine, difensori dei mondi sottili e dei tesori e delle verità nascoste. E siccome questo è l'anno in cui la verità viene svelata, le verità celate vengono alla luce, anche i draghi vengono alla luce. E allora vi racconterò una storia per la quale potreste ritenermi fuori di testa, ma non importa, poiché è reale e l'ho vissuta pienamente. Quando ero bambina avevo questi due draghi guardiani. Possono essere considerati amici o animali immaginari, ma credetemi, era talmente reale. Questi due draghi erano sempre a guardia e parlavano con me, interagivano, tanto che l'uno era un grande drago dall'entità femminile, dall'essenza femminile, un grande drago viola con un diadema al centro della fronte. Così saggia, così bella lei, da un nome così profondo, musicale. Lei mi parlava e mi proteggeva come una mamma attenta e amorevole, ma mi svelava cose così arcane, così incomprensibili per una bambina, cose che sono venute fuori poi dalla mia enciclopedia interiore man mano negli anni. Accanto a lei c'era questo secondo drago, più piccolo, più ribelle, più sanguigno, se vuoi adolescente, forse il suo cucciolo drago, probabilmente così, un drago verde, un drago molto giovanile, molto scalpitante, ecco, direi proprio così. Due energie completamente diverse, il femminile, materno e gentile, il maschile ancora giovane, irrequieto, appassionato e a volte un po' ribelle. Ambedue mi parlavano, interagivano con me giocavano, perché ero una bambina, non avevo ancora compiuto i 10 anni. Mia sorella ricorda bene che quando li bisticciavamo le dicevo: io chiamo i miei draghi. Loro uscivano dal dentro la terra, dal centro della terra, dalla terra cava, e venivano a me dicendo: usciamo dal ventre della terra, e mi proteggevano. Bene, ma vi ho raccontato questa storia da bambina che potrebbe sembrare una favola, perché i draghi sono tornati e sono tornati ora in questo febbraio 2024. Quasi li avevo rimossi, quasi li avevo lasciati nel libro delle fantasie dei bambini, invece sono più che mai reali
e adesso con gli occhi più che mai adulti li ho rivisti, li ho rincontrati e li ho riabbracciati. Ho ritrovato lei, il mio drago guida, il mio drago guardiano, la mia protettrice, il mio drago viola dal diadema sulla fronte, e ella ha appoggiato la sua fronte sulla mia in uno scambio alchemico che non so descrivere, in un'esperienza estatica incredibile, ricordandomi il suo nome misterioso e musicale, così arcano, così profondo, così antico. E poi ho rivisto lui, il giovane drago, che non è ancora cresciuto, è sempre giovane, ribelle e scalpitante, è sempre verde. E tutte e due mi hanno chiamata guardiana dei draghi, ma loro sono i miei guardiani. È veramente una storia incredibile, ma poiché l'ho vissuta sulla mia pelle e questa energia del drago si sta risvegliando sul pianeta, non solo per me, l'ho riscontrato in tante altre anime che hanno avuto di nuovo contatto con i draghi, nei sogni ad esempio. I draghi sono tornati nei sogni degli esseri umani, non a caso. I draghi sono tornati nei viaggi spirituali, nei viaggi astrali, come archetipi. I draghi sono tornati come energia potente sul pianeta. È il risveglio del drago che avviene quest'anno nel 2024 e soprattutto in questo particolare mese di febbraio. E allora preparatevi, perché se lo volete, se lo richiedete, i draghi torneranno a voi e c'è un'antica conoscenza dentro ciascuno di noi che ci riporta a loro, a quando volavano liberi nel nostro pianeta, a quando interagivano, ci proteggevano. E ci portavano gli elementi, il fuoco, l'acqua, la terra e l'aria. Tanto che ho scoperto che il mio drago viola dal diadema al centro della fronte, di quel colore viola purpureo, dal rosa magenta al violetto, è un drago di fuoco, mentre il verde drago maschile è un drago di terra. E poi ci sono i draghi d'acqua, i draghi dell'aria. Insomma, richiamate a voi l'energia dei draghi. Ed essi torneranno a farsi sentire e non vi sentirete né più né sciocchi né tantomeno infantili, anche perché è scritto: chi non torna come un bambino non avrà accesso al regno dei cieli. E allora rinnamoratevi di El Drago, nuovamente di quell'energia meravigliosa dei nostri antichi protettori. Il resto è un'altra storia che scoprirete da voi stessi. Vi amo, vi benedico. Con l'energia dei draghi che mi sono venuti a trovare. E con lei, Rumi, il drago viola dal diadema al centro della fronte. E così sia, e così è. Amen.